Il fatto che la situazione non sia ulteriormente peggiorata nelle ultime 24 ore in Canada è già una notizia positiva. La provincia di Alberta, messa letteralmente in ginocchio da giorni di fuoco e fiamme, conta ormai 1.550 chilometri quadrati di terra bruciata. Chad Morrison è il responsabile dei vigili del fuoco di Fort McMurray. Sono sollevato dal potervi dare alcune buone notizie dal fronte dell'incendio, ha detto, con un po' d'aiuto da parte della natura, con il clima che ci ha dato una pausa, soprattutto per merito del duro lavoro dei pompieri, ieri siamo riusciti a non fare avanzare la linea dell'incendio a Fort McMurray. Sono più di 100.000 ormai i cittadini canadesi che sono stati evacuati dalle zone interessate dall'incendio, ricollocati in centri di prima accoglienza organizzati dalla Protezione Civile. Migliaia di persone hanno così trascorso il giorno della festa della mamma. Rachel Notley è governatrice della provincia di Alberta. È la festa della mamma, ha detto. Spero, nel mezzo di questa crisi, di poter passare qualche minuto con i miei figli, cosa che non tutti tra di noi possono fare a causa della tragedia che stiamo vivendo. Sono oltre 1.600 gli edifici andati distrutti nell'incendio, più di 8.000 tra le persone che hanno dovuto fuggire le fiamme sono state evacuate per via aerea perché rimaste accerchiate dal fronte delle fiamme.